Per cui noi guardando la coppia magari ci sfugge qualche cosa che la giuria tecnica vede con la divisione dei compiti. E adesso si rendono pericolosi i fratelli Zareschi, li vedremo su Ava Nagila, che parola in lingua ebraica, rallegriamoci in italiano, canzone popolare ispirata a una melodia popolare ucraina della Bukovina, canzone che è stata composta per celebrare la vittoria inglese in Palestina al termine del primo conflitto mondiale in occasione della dichiarazione Balfour. Ultima coppia a scendere sul ghiaccio. Twizzle. Circolare, pulito ma un po' pesante, non poco fluido, sollevamento, linea retta, lui su un piede, lei in una posizione rincola, la lama sulla testa. Come con un programma probabilmente non esaltante ma pulito si può operare un sorpasso? Temo di sì, proprio perché è pulito. A me quella osservazione che ha detto Michael, un po' pesante, calza a pennello secondo me. Io l'ho avvertita per tutta la danza, sì. Li vedo così affossati nelle ginocchia e non hanno questo molleggio che li tira anche fuori dalle ginocchia, che mi dà proprio questa sensazione di pesantezza. Esatto. Però gli elementi tecnici erano a posto, erano assolutamente. Però anche lì gli elementi tecnici, guardiamo questo midline non touch lì alla fine, vista dalla balaustra quando sono partiti fino alla parte centrale, e praticamente era dritta, che vuol dire che sono pochi fili. Poi da lì sono partiti direttamente verso la balaustra lunga, per cui ancora poco uso dei fili, solo la parte finale qualche cosa c'era, però secondo me deve essere costante e coprire almeno il 75% della sequenza, non vedo come possa avere un valore molto alto, sinceramente. Allora aspettiamo intanto Anna Cappellini e Luca Ranotte, che andranno adesso nello studio di Arianna Secondini. Poi Arianna, ti avverto, mentre qui vediamo il set di Pisa, che dobbiamo mostrare qualcosa. Dobbiamo mostrare qualcosa sia ad Anna che a Luca. Sì,
Cioè anche lì, scusa, non erano molto ben eseguiti. Vediamo. Sollevamenti. Loro erano allenati prima dai genitori. Insomma, tutto in famiglia davvero un po' opprimente, direi. Walter, sentiamo Walter Rizzo dallo studio. Volevo solo fare una domanda a Michael, non ti sembra che con quello che si dice in giro, che vogliono fare questa sequenza di passi veloce, questa lenta, sia in risposta a quello che abbiamo visto adesso sul ghiaccio? Esattamente, perché questo qui hanno scelto, come quasi tutti, usare la musica lenta per poter usare i fili, che tra l'altro loro non hanno sfruttato. E vanno in settima posizione, scavalcano Cappellini nella notte, che adesso sono in decima. Allora, classifica, prima di dare la linea allo studio. Allora, al comando, dopo l'original, Virtu Moir con 114,40.